Buongiorno o buonasera, un caro saluto da Francesco Samani. Con oggi tratto l'argomento relativo alla logica e in particolare alla probabilità, che è senz'altro utile per la preparazione al concorso ordinario docenti 2020. Scriviamo 2020. Allora, voglio risolvervi questa traccia. Si calcoli la probabilità che lanciando un dado esca un numero pari oppure esca 5. Benissimo, questa è la traccia. Allora, ovviamente un problema un pochettino più difficile, scomponiamolo in un problema più semplice. Ci sono due eventi semplici. Qual è il primo evento? Esce un numero pari. Qual è il secondo evento? Esce 5. Quindi questi due eventi semplici, ok? Uniti, quindi E1 unione E2 dà l'evento E, che è proprio l'evento della traccia, quindi la probabilità che esca un dado oppure un numero 5. E l'unione, in questo caso, se io mi riferisco alla probabilità, la probabilità della domanda che fa nella traccia è pari alla probabilità che si verifichi l'evento 1, ossia che esca un numero pari, più la probabilità che si verifichi l'evento 2, ossia che esca il numero 5. Essenzialmente, volendolo rappresentare con i diagrammi di Euler-Oven, noi abbiamo qui, allora abbiamo detto l'evento 1, lo faccio più grande perché non mi c'entra, esce un numero pari. Quindi l'evento 1, su un dado ci sono tre numeri pari, 2, 4, 6. Poi l'evento 2 è che esca 5 e rimangono fuori 1 e 3. E bisogna calcolare la probabilità che escano, che si verifichi o E1 o E2. L'evento E si chiama evento totale. E già vi ho detto come si calcola. E già immagino, se avete seguito i video precedenti, sapete tranquillamente calcolarvi la probabilità che si verifichi l'evento 1 e la probabilità che si verifichi l'evento 2, ma non preoccupatevi che la ricalcoliamo. Quindi, in questo insieme, io ho rappresentato tutte le probabilità perché ci ho messo tutte e sei le facce del dado, però E1 rappresenta l'evento 1, E2 rappresenta i casi favorevoli all'evento E2 e l'unione di questi due rappresenta quindi questo cerchio, in realtà è un'ellisse, e questo cerchio venuto male, la somma di questi due eventi rappresenta proprio la risposta al mio quesito. Quindi a questo punto vediamo la probabilità che esca un numero pari. Allora, di numeri pari ce ne sono 3 su 6 casi possibili, e quindi 3 diviso 6 si può semplificare e diventa un mezzo. La probabilità che esca il numero 2, 5 è un caso, c'è solo un 5 su 6 e la probabilità è un sesto. A questo punto la probabilità totale è un mezzo più un sesto, fate ma anche a mente, sapete che un mezzo è 3 sesti, 3 sesti più un sesto è 4 sesti, andiamo a semplificare, ok? Dividiamo tutto per 2 e esce 2 terzi. Quindi lo vogliamo portare in percentuale? Basta che moltiplichiamo per 100%, quindi 100 per 2 dà 200, diviso 3, 200 diviso 3
da 66 che sia periodico, quindi possiamo anche scrivere che la probabilità è 66,6 periodico, che nella traccia probabilmente vi scriverà come 66,6 periodico per cento, lo scriverà come 67%. È un'approssimazione, però molto probabilmente, cioè, ho visto diverse tracce in cui come risultato non vi dà proprio il risultato specifico, ma vi dà il risultato diciamo già approssimato senza cifre decimali. In ogni caso, se ve lo dà con le cifre decimali, potrebbe anche essere un vantaggio perché c'è maggiore accuratezza. Io con questo finisco la lezione, vi mando un caro saluto e ci vediamo alla prossima. Mettete, un like, spargete i link, condividete e iscrivetevi al canale. Grazie mille, un caro saluto.